Buonasera, benvenuti a tutti. Due parole per introdurre il concerto di questa sera. Il concerto di Natale del 2015 è una tradizione, quella del concerto di Natale della Compagnia Virtuosa, che è un'associazione di musica antica pescarese e che diciamo è una tradizione a cui l'associazione non rinuncia, prima di tutto perché è un po' il momento conclusivo dell'anno di attività, quindi si tira un po' le somme dell'attività dell'anno del coro. È anche un momento per scambiarsi gli auguri con il pubblico di Pescara che ci sostiene da anni. Quest'anno è un'occasione particolare per due motivi. Prima di tutto perché è il primo concerto di Natale che sarà diretto da Serena Marino, che è il nostro nuovo direttore, che succede a Enrico Ruggeri, che ci ha diretto per diversi anni adesso all'estero. Quindi per lei sarà un banco di prova importante. E poi il programma che abbiamo scelto per questa occasione. Sarebbe stato forse molto più facile scegliere un repertorio magari più consumer, un po', se mi passate la parola, un po' più ruffiano. E abbiamo voluto fare una cosa un pochino originale, se mi passate la parola. Quest'anno è l'anno giubilare di Francesco e quindi per questa sera abbiamo voluto riproporre le musiche che furono scritte per il Natale del 1600 a Roma, che fu anno giubilare. Quindi in una delle rare occasioni sentirete per intero il dialogo pastorale di Amerio, che era un compositore romano, e questo dialogo in italiano volgare dell'epoca, dove ci sono le figure di questi pastorelli che, abbagliati della bellezza del pargoletto, si rincorrono un po' a proporre più dell'altro il dono più bello che è possibile offrire in una situazione ovviamente di miseria. Sono pastorelli miseri. E questo dialogo è introdotto da un pezzo di Bonini, che era un compositore fiorentino del 600, dove si ripropone il dialogo tra l'angelo e la Madonna, quindi il momento dell'Annunciazione, quindi c'è il dialogo pastorale, e la fine del concerto è un mottetto di Swelinck, un compositore olandese, che descrive l'arrivo dei Re Magi a Betlemme. Quindi abbiamo un po', diciamo, offerto tutto il percorso di Natale. Tra un brano e l'altro abbiamo tre splendidi musicisti che ci hanno onorato della loro presenza, e verranno eseguiti dei brani di Ortiz, compositore spagnolo del 600 barocco. Poi avremo un passo un po' in avanti con il tempo, c'è una sonata di Bach che ci riaddolcirà un po' le orecchie e anche il cuore. E tutto il concerto sarà introdotto da un brano che probabilmente molti di voi già conoscono, che è un brano di Gallus, e che sentirete e riconoscerete. Io i saluti li farò eventualmente alla fine, prima dell'ultimo brano, così vi presenterò, avrò modo di presentare i musicisti, il direttore. E volevo, prima di passare la parola al coro, ringraziare la parrocchia Don Giovanni che ci ha ospitati questa sera. Per noi è la prima volta, dopo tanti anni, poter fare questo concerto in una chiesa così centrale e anche così prestigiosa. E siete numerosi, per noi è molto emozionante questa cosa, e contiamo, speriamo, di potervi aiutare. Chi è molto in fondo avrà qualche difficoltà dal punto di vista acustico, magari ad apprezzare tutto il concerto perché c'è molto riverbero. Chi può e vuole avvicinarsi forse farà meglio. Grazie e buon ascolto.
Thank you.
Thank you.
Per nascita, chi per adozione, chi ci si trova per lavoro o per studio. Qui abbiamo due musiciste che hanno, devo dire, troppe, poche e rare occasioni di esibirsi in questa città, ed è Chiara di Bologna al clavicembalo. Grazie. Che lavora nel secondo concerto di conservatorio. Giovanna Barbati alla viola da gamba, che non è un violoncello.
e a questo strumento particolare, chi non lo conosce, appunto dicevo, sono rare le occasioni per poterlo sentire, abbiamo Antonio Larcinese alla tromba. Bene, non vi nego che siete tanti, è la prima volta forse negli ultimi anni che abbiamo un pubblico così numeroso e questo ci riempie di gioia, anche di fierezza, e quindi credo che il maestro Serena Marino ha superato la prova. Quindi la prova. Penso, mi auguro. Va bene, il mio invito è a seguirci quando vorrete, noi abbiamo non moltissime occasioni di cantare e di eseguirci qui a Pescara, lo facciamo con qualche umiltà, forse a volte con qualche umiltà di troppo, però ci potete seguire attraverso internet, così sarete aggiornati dei nostri concerti. Noi gli appuntamenti soliti sono quelli della Pasqua a giugno e poi Natale in città. Sempre con un repertorio antico, perché questa è la vocazione della nostra associazione, ricorrendo anche agli strumenti antichi. Chi non li conosce questa sera avrà modo anche di vederli per la prima volta. Sono strumenti particolari, sono copie di strumenti del 600, quindi con corde in budello, quindi non in acciaio, e anche per questo il suono è molto meno voluminoso rispetto agli strumenti romantici, moderni, che però richiedono all'ascoltatore un'attenzione maggiore e quindi anche un godimento maggiore di questa musica e al musicista di esprimersi al meglio nelle sue possibilità. L'ultima cosa che vi voglio dire, chi ci segue lo sa che io chiudo sempre, prima ancora con i saluti, con un piccolo appello in fondo alla navata. C'era un lumicino acceso che si è spento, e un po' come le nostre speranze, con a fianco due vasi di vetro dove noi vi chiediamo, se avrete apprezzato questo concerto, di lasciare anche un piccolo obolo che ci serve intanto per fare anche una piccola offerta a questa meravigliosa chiesa. E ringrazio ancora il Don Giovanni, dov'è? Si sarà già, è qui? Lì a sinistra. Ecco, grazie di averci ascoltato. Grazie. Passo un attimo la parola. Vorrei salutare. Grazie della nostra presenza, grazie del nostro servizio, perché la musica è vera, almeno la stessa camera. E a tutti, l'ultimo brano, dico, se non l'avete fatto ancora, buona cena, perché chi va a letto senza cena, tutta la notte si dimena, e dopo che si è dimenato si ricorda di aver cenato. Grazie. D'accordo, allora un augurio di Buon Natale a tutti quanti, noi vi lasciamo con l'ultimo brano e purtroppo noi è un nostro vizio che abbiamo, e di chiudere i concerti sempre con qualche cosa che chiede all'ascoltatore una disponibilità maggiore rispetto a tutto il resto del concerto. Questo è un mottetto di Sweling, quindi ritorniamo alla scuola nordica olandese del 600. È un mottetto descrittivo, quindi con alcuni passaggi che descrivono il testo che viene ovviamente cantato, scuola nordica e quindi scuola tosta, sia da cantare sia da ascoltare. Vi chiediamo di fare questo e anche da dirigere, dice il Serena, però contiamo di fare una bella esecuzione, ed è una rarità che questi mottetti, che normalmente venivano eseguiti a cappella, quindi con le sole voci, questo mottetto in particolare prevedeva l'accompagnamento obbligato del continuo, quindi
quindi ci saranno anche gli strumenti che raddoppieranno le voci. Buon Natale a tutti, grazie.